Rieccoci qua, rieccomi qua, care amiche, cari amici, cittadine e cittadini, grazie di essere qua questa sera. Siamo all'ultimo giro di boa, siamo al rush finale. Questa campagna elettorale sta svolgendo al termine, una campagna elettorale anomala, strana. È la mia prima campagna elettorale da candidato alla carica di consigliere comunale ed è stata una bella esperienza, un'esperienza di crescita, un'esperienza che ti forma. Con molte persone ci siamo confrontate, abbiamo discusso su cosa andava bene e su cosa non andava bene nel nostro paese. Abbiamo parlato di progetti, di idee e soprattutto abbiamo parlato di come vogliamo intendere la politica noi di Mongiana Cangiante. Cioè una politica di unione e non di divisione, una politica di confronti e non di scontri. Ed è per questo che voglio dare delle delucidazioni in merito al mio intervento di domenica. Innanzitutto vorrei spiegare che non è nel mio essere, nel mio modo di fare, di criticare o offendere le persone, o tantomeno giudicarle. Voglio precisare che nel mio discorso non c'è stata nessuna critica personale per nessuna delle vecchie amministrazioni o di chi ne faceva parte. E non mi riferisco solo a quell'attuale amministrazione, ma anche alle precedenti. Le mie critiche, se così si possono chiamare, erano e sono esclusivamente politiche. Su un modo di agire che ad alcuni può star bene, ad altri no, non personale sicuramente. Non sono il tipo di persona che guarda al passato, ma anzi guarda avanti a cosa si potrebbe fare per migliorare e sicuramente guarda al futuro con ottimismo. Ho sentito dire che nel mio intervento ho offeso personalmente qualcuno, forse qualche amico. Mi suona strano, perché nel mio breve intervento ho parlato di cose secondo il mio modestissimo parere si può migliorare. E di cosa non va bene. Se può far star meglio, chiedo anche scusa. Ma se confondiamo amicizia con divergenze politiche, si crea qualcosa di spaventoso, qualcosa che produce odio e distrugge famiglie e amici. Io parlo di divergenze politiche, di critiche politiche, di modi diversi di vedere la politica, non critiche a livello personale. Siamo in un paese democratico che, grazie a Dio, c'è libertà di parola e di pensiero. E se un individuo non può esprimere il suo pensiero politico in modo libero, onestamente non è più democrazia, anzi si torna davvero all'Ottocento, ecco il modo di fare la vecchia politica che non ci appartiene. Le critiche, quelle vere, quelle sincere, ci devono essere, sono quelle critiche costruttive che ti fanno crescere e migliorare e andare avanti. E adesso una critica la voglio fare, ma più che critica, una contestazione alla convenzione col parco. Chi ha letto la convenzione saprà di cosa parlo. Non riesco a capacitarmi perché sia stata fatta in questi modi, in queste condizioni, in questi termini. Conosco bene il sindaco e posso dire che fin da giovanissimo si interessò alla fabbrica d'armi e alla fonderia. Ci ha dedicato parecchio tempo, sia con la Proloco prima che dopo da sindaco. So quanto ci tenesse e quanto studio e ricerca fece. E proprio per questo non riesco a credere che sia stata fatta questa convenzione a queste condizioni svantaggiose per il nostro comune. Noi di Mongiana Cangiante la vogliamo la convenzione col parco. È quasi indispensabile per il buon funzionamento delle fonderie del Mufar. Ma non possiamo permettere che ci siano dei vincoli. O se qualsiasi cittadino voglia fare una manifestazione pubblica all'interno d'essa, debba chiedere il permesso al parco. È un bene comunale, tale deve rimanere, altro che penale da 50.000 euro e 5 anni di durata. La convenzione è giusta che ci sia, la convenzione pure noi la vogliamo, ma doveva essere fatta in modo diverso, c'erano tanti modi di farla, tipo una fase sperimentale di 5-6 mesi. Provare in una fase iniziale non con l'80% ricavato nelle casse del parco e il 20% in quella comunale, ma le percentuali potevano essere viste e riviste. Questo critico perché per me sono scelte politiche sbagliate, perché dare i nostri beni al parco non significa che stiamo dando le nostre ricchezze a un buon padre di famiglia che li gestisce come gestirebbe i suoi figli. Ma tutti sappiamo che chi gestisce il parco oggi può essere sostituito da un altro, quindi ci potremmo trovare tra 6-9 mesi dopo le elezioni regionali con un altro commissario, perché sappiamo come funzionano queste nomine, sono nomine politiche, esclusivamente politiche, quindi noi non possiamo in nessun modo permettere che questo accada.
Perché io penso che chiunque sia il sindaco del nostro paese, chiunque sia, tratterebbe i suoi beni come un buon padre di famiglia tratterebbe i suoi figli. Quindi non me ne voglio a male nessuno, né il parco né chi ha fatto la convenzione, ma da uomo libero che ama il suo paese dirò sempre ciò che penso e mi batterò per questo. Perché i nostri beni vengano gestiti da chi amministra il comune, oggi, domani e sempre. Chiunque essi siano, perché essi sono stati eletti dal popolo e il popolo è sovrano, non viceversa. Spero che mi sia fatto capire sul mio modo di fare, sul mio modo di intendere la politica. Noi abbiamo la grande responsabilità di amministrare il nostro paese, di dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni dei cittadini, di lasciare alle future generazioni una comunità migliore. Con questo spirito, come ho sempre fatto, desidero instaurare sin da ora un rapporto leale e costruttivo con tutti, auspicando un contributo positivo da parte di tutti, basato sul rispetto reciproco e nell'interesse generale di Mongiana. Dialogherò e dialogheremo con tutti. Non smetteremo mai di ascoltare i cittadini e confrontarci con tutte le forze politiche del territorio. La mia, la nostra porta sarà sempre aperta per chi vuole bene di Mongiana. Concludo infine invitandovi a votare Mongiana Cangiante e chi volesse esprimere la propria preferenza. Io sono Luigi Vallerone. Buonasera.